Addobbare la casa per Natale? Come e quando farlo? Prima domanda, che cosa significa addobbare, abbellire o decorare la casa per il Natale? Mettere le decorazioni in casa come candele, luci di Natale, stelle di Natale, fare il presepe. O fare l'albero. Decorare la propria casa per Natale rappresenta un momento magico e pieno di emozioni da condividere con il proprio partner, i propri figli, amici o parenti. Secondo la tradizione cattolica, si inizia a addobbare la casa l'8 di dicembre, data in cui si festeggia la festa dell'Immacolata Concezione. Ma vi sono delle eccezioni. Per esempio, a Bari si inizia il 6 dicembre in onore di San Nicola, a Milano il 7 dicembre per onorare il patrono Sant'Ambrogio. Conoscevi queste tradizioni? E tu, quando addobbi la tua casa? Se vuoi scoprire di più la nostra cultura italiana, ti consiglio di comprare l'abbonamento Italienisch 365. Du bekommst via Mail täglich interessanten Inhalte, auch über zum Beispiel unsere Kultur. Unten findest du den Link mit allen Info dazu. Aber jetzt kommen wir zurück. Ora torniamo brevemente all'8 dicembre. Cosa succede in questo giorno in Italia? La festa dell'Immacolata Concezione è un giorno festivo in Italia, in Feiertag, e molte persone ne approfittano per andare a messa o trascorrere il tempo con la famiglia. In Italia la tradizione dice che l'8 dicembre bisogna addobbare la casa. È il giorno in cui anche molti italiani dedicano del tempo per comprare i regali di Natale. Infatti, uffici e banche, eccetera, sono chiusi, ma tutti i negozi rimangono aperti. La festa dell'Immacolata Concezione è in realtà una celebrazione cattolica, commemorativa la fede che la beata Vergine Maria fu concepita senza il peccato originale. Infatti, in molte regioni la celebrazione dell'Immacolata Concezione è anche un giorno in cui le persone partecipano a processioni per le strade della città. I fedeli portano statue decorate di Maria e accendono candele come segno di devozione. E quando si tolgono le decorazioni dopo le feste di Natale? In Italia è abitudine smontare l'albero di Natale e tutte le decorazioni di Natale il 6 gennaio, ovvero il giorno dell'Epifania o della Befana. Come da proverbio popolare, tutte le feste porta via. Come addobbano la casa gli italiani? La maggior parte degli italiani preferisce fare l'albero di Natale. Curiosità per te sull'albero di Natale. Quasi tutti gli italiani preferiscono comprare un albero artificiale, quindi è un po' differente da quello che io ho visto fare, per esempio, in Germania, dove molte persone, anzi quasi tutti, comprano un albero naturale vero ogni anno. 88% degli italiani hanno un albero di Natale. 7 su 10 preferisce l'albero artificiale. Ad alcuni italiani piace fare invece il presepe, una decorazione considerata più religiosa. Infatti rappresenta la nascita di Gesù bambino. Quali figure o statue non possono mancare nel presepe? Giuseppe e Maria, ovviamente, papà e mamma di Gesù bambino, il bue e l'asinello che scaldano la grotta, i pastori, il bambino Gesù che viene aggiunto nel presepe il 25 dicembre e ovviamente i tre re magi che arrivano con l'Epifania a portare i loro regali. Una curiosità sul presepe. A Napoli, in via San Gregorio Armeno, gli artigiani propongono ogni anno statue per il presepe
fatte a mano secondo la tradizione, ma rappresentano personalità anche famose, contemporanee, come politici, attori e gente dello spettacolo. Solo il 6% degli italiani compra o fa un calendario dell'avvento. Quasi tutti gli italiani hanno ovviamente in casa una tovaglia natalizia che usano per mangiare durante le feste di Natale, soprattutto quando hanno ospiti. E tu come e quando addobbi la tua casa? Scrivilo qui nei commenti. Io spero molto che tu abbia imparato qualcosa di nuovo, etwas Neues. Qui puoi vedere un video completo sulle nostre tradizioni italiane di Natale e di Capodanno.